Noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori di questa strada. Sempre c'è questo cammino che lui ha fatto il primo, il cammino dell'umiltà, il cammino anche dell'umiliazione, di annientare se stesso. E poi risorgere. Ma questa è la strada. Lo stile cristiano, senza croce, non è cristiano. E se la croce è una croce senza Gesù, non è cristiano. Lo stile cristiano prende la croce con Gesù e va avanti. Non senza croce, non senza Gesù. Lui ha dato l'esempio. Lui essendo uguale a Dio, non stimò un bene irrinunciabile, ma annientò se stesso, si è fatto servo per tutti noi. E questo stile ci salverà, ci darà gioia e ci farà fecondi. Perché questo cammino di rinnegare se stesso è per dare vita, è contro il cammino dell'egoismo, di essere attaccato a tutti i beni soltanto per me. Questo cammino è aperto agli altri, perché quel cammino che ha fatto Gesù di annientamento, quel cammino è stato per dare vita. Lo stile cristiano è proprio questo stile di umiltà, di mitezza, di mansuetudine.